Buon pomeriggio Paolo. Bentrovato Andrea, un buon pomeriggio a te, ai nostri telespettatori. Detto bene, siamo a Farindola e ringraziamo per aver accettato ovviamente il nostro invito, il primo cittadino di Farindola, Ilario Lacchetta. Buongiorno Sindaco, grazie. Buongiorno a voi. Allora, è terminato davvero pochi minuti fa, una manciata di minuti fa, l'incontro che lei ha avuto anche con alcuni consiglieri comunali, con il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio. Si è parlato dei problemi dell'ex zona rossa, dei problemi dell'area Vestina e anche di quelle che sono le problematiche che state ancora vivendo in questa fase 2 dell'emergenza sanitaria, è così? Sì, abbiamo rappresentato al governatore tutte quelle che sono le nostre problematiche, non solo Covid, ma legate ormai a un abbandono del territorio che dura ormai da decenni. Gli abbiamo chiesto con forza di ripristinare tutti quei servizi essenziali, a partire dalla sanità, come si diceva prima per l'ospedale di Penne, ma non solo, anche per il distretto sanitario del Carmine, in cui che vede puntualmente tagliare quotidianamente i servizi a discapito di una cittadinanza che deve recarsi anche a Pescara perfino per fare le vaccinazioni ai nostri bimbi, quindi questo non lo possiamo accettare come comunità e per questo abbiamo trovato nell'attenta interlocuzione con il governatore una speranza per un futuro migliore. Un'altra problematica del territorio molto sentita è quella della viabilità che coinvolge ovviamente anche la regione e anche la provincia di Pescara. Anche qui il governatore è stato puntuale nella risposta che ha dato alla nostra gente, in quanto ha comunicato che è stato erogato il secondo fondo per le province e nei prossimi mesi saranno appaltati 6 milioni per la Farindola Castel del Monte, che attendiamo ormai da anni. Quindi abbiamo chiesto sostanzialmente semplificazione e velocizzazione affinché queste procedure d'appalto siano veloci, trasparenti e diano un'opera finita a questa gente che aspetta ormai da troppo tempo. Sindaco, lo dicevamo in apertura di questo collegamento, Farindola, uno dei centri ex zona rossa dell'area Vestina e dunque della provincia di Pescara, come altri comuni anche della Valfino, oltre a Caldari di Ortona. Nei giorni scorsi ci sono state delle polemiche degli amministratori locali, soprattutto della Valfino e dell'area Vestina, per questi fondi che il governo Conte avrebbe tagliato a questi centri, proprio colpiti più duramente di altri dall'emergenza sanitaria. Qual è il suo pensiero? Beh, è inaccettabile la ratio con la quale sono stati ripartiti i fondi a livello nazionale, perché noi comunque abbiamo subito disagi per 26 giorni, quindi in luogo di quei 4 giorni che mancavano all'avere quei piccoli fondi ci è sembrata una presa in giro. Abbiamo ringraziato questa mattina il governatore che invece ha stanziato come Regione Abruzzo questo 1,7 milioni che darà un pochettino di respiro agli enti e alle attività produttive, ma ci aspettiamo che anche il governo nazionale faccia anche la sua parte e dia delle risposte concrete ai cittadini. Voi seguirete ovviamente con grande attenzione quello che sarà anche nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi per quanto riguarda questa interlocuzione che deve esserci sia con la Regione e attraverso la Regione anche con il Governo. Sì, chiederemo l'appoggio di tutti i parlamentari abruzzesi a prescindere dal colore politico, perché questo è un aspetto che riguarda l'intera comunità abruzzese e queste zone particolarmente gravate da questa emergenza Covid, quindi ci aspettiamo delle risposte concrete. Sindaco, allora ne parlavamo qualche istante fa, siamo nella fase 2 di questa emergenza sanitaria, il peggio sembra essere passato e questo è l'augurio, l'auspicio di tutti noi. C'erano stati dei positivi a Farindola nelle scorse settimane, negli scorsi mesi, c'era stata una situazione comunque da monitorare, da tenere sotto controllo. Qual è oggi la situazione? Perché mi corregga se sbaglio, si va verso quota 0 positivi a Farindola. Sì, la situazione epidemiologica è sotto controllo e ci apprestiamo nei prossimi giorni ad avere quota zero. Sono infatti solo 2 i cittadini che aspettano il secondo tampone per essere dichiarati completamente guariti. E il dramma invece dal punto di vista economico, perché sicuramente lo strascico del virus ha determinato la perdita da parte delle attività produttive, dei bar, dei ristoranti, di quella clientela vocata al turismo che purtroppo ad oggi non abbiamo. Si è parlato anche delle aziende agricole, soprattutto del comprensorio, che stanno soffrendo più di altre questa crisi economica, questo lockdown che per 2 mesi ha praticamente fermato il paese.
Sì, queste imprese sono terribilmente in difficoltà e se c'è un insegnamento che ci lascia il Covid è quello sicuramente di valorizzare i nostri prodotti, le nostre aree, le nostre eccellenze, quindi auspichiamo un cambio di passo a livello regionale e nazionale affinché si vadano a valorizzare queste imprese, affinché si possa mangiare di qualità e con i prodotti del territorio. E allora ne parlavamo qualche istante fa, Sindaco, terminato da pochissimo l'incontro che lei ha avuto con il Presidente della Regione Marco Marsilio, che ha avvicinato per noi proprio al termine di questo incontro Stefano Recanati. Andiamo ad ascoltare le parole del Governatore. Sì, abbiamo sbloccato finalmente, dopo anni che marcivano dentro i cassetti dei ministeri, i fondi per ristrutturare l'ospedale, per fare l'adeguamento sismico, antincendio, impiantistico. Sono 12 milioni che in questi giorni, nei prossimi giorni, firmeremo la convenzione con il Ministero. Ringrazio il direttore Damario, l'assessore Verì, che hanno lavorato con il Ministero della Salute non solo per chiudere positivamente sul tavolo di rientro, riconoscere appunto la correttezza, la regolarità dei nostri conti e sbloccare risorse premiali che nel riconoscimento di questo lavoro. Siamo state tra le regioni più generose, abbiamo portato fino a luglio l'esenzione, il differimento del pagamento del bollo e quindi tutte le regioni d'Italia hanno accumulato e stimato oltre 5 miliardi di perdite e il governo ne ha messe meno di un terzo a copertura. E ciò nonostante noi stiamo facendo una legge molto impegnativa dentro la quale abbiamo inserito fondi specifici per le zone rosse. Presidente, a Farindola per sostenere le aziende agricole che sono duramente colpite e anche per parlare di viabilità è un punto sempre importante. Sì, sulla viabilità rivendico il fatto che noi abbiamo anche lì sbloccato fondi che erano fermi perché le regole che erano state pensate non permettevano ai comuni e alle province di poter anticipare le risorse e i pagamenti. Noi stiamo modificando anche queste norme, lo abbiamo fatto sulle strade sbloccando tra i 60 e i 70 milioni l'anno, ora siamo alla seconda annualità e si cominciano a vedere i risultati su molte strade provinciali, parecchi chilometri di strade che sono state rifatte, ce ne stanno ancora tante che bisogna proseguire, ma ripeto, ci sono la seconda e la terza annualità da spendere. E dunque queste le parole del Presidente della Regione Marco Marsilio proprio al termine dell'incontro con il Sindaco di Farindola Erario Lacchetta. Sindaco, siamo quasi in chiusura di questo collegamento, riallacciandomi a quanto dicevamo qualche istante fa, la crisi per l'emergenza sanitaria, il crollo del turismo anche nel vostro comprensorio, anche del turismo dei resort che c'era fino a qualche tempo fa, quali sono le prospettive e quello che può fare l'amministrazione comunale per il rilancio della area? Ci siamo reinventati appunto con un nuovo concept di turismo, con siglando un protocollo d'intesa con i principali stakeholders privati dal punto di vista del turismo e quindi ci aspettiamo che nei prossimi mesi ci sia un ritorno del turista, chiaramente vivendo una natura vivendo la natura in maniera più intima, con la possibilità appunto di vivere le nostre bellezze naturali e enogastronomiche di cui Farindola naturalmente è dotata. Sarà un turismo ancora di più quest'anno molto locale. Sì, molto locale, molto diciamo con tempi molto lenti, così come purtroppo questo virus ci ha abituato, però sicuramente saremo in grado di offrire al turista che viene tutto servizi per godere delle nostre bellezze.